E quindi facciamoci un applauso a chi ci Io devo ringraziare Claudio Lotito per l'impegno profuso che nel Senato sta sostenendo le ragioni del Molise, non per ultima quella svista che c'è stata nei confronti del Molise per quanto riguarda il terremoto del 2018, dove in qualche maniera ci avevano escluso, ma insieme al senatore Della Porta, Claudio Lotito, sono riusciti entrambi a metterci la loro firma e a garantire alla regione Molise gli stessi diritti di altre regioni che hanno subito il terremoto. Così come devo ringraziare Maurizio che è sempre presente qui in Molise, è uno di quelli che ha portato avanti battaglie per i balneatori. Le ha portate anche da solo, contro tutto e contro tutti. E quindi gli va riconosciuto quel suo impegno politico, ma soprattutto quella sua vicinanza nei confronti della regione Molise. Beh, che abbiamo fatto in questi giorni quando Claudio dice siamo stanchi? Beh, siamo stanchi, io sono stato a Roma innanzitutto per continuare ad avere un rapporto di amicizie, quei rapporti diplomatici, ma anche quei rapporti fondamentali che si devono creare tra le varie istituzioni. E grazie al mio modo di fare e al duro lavoro che ho messo in campo all'indomani della mia elezione da sindaco di Termoli, in 3 anni abbiamo riconquistato la bandiera blu. E quest'anno la bandiera blu sulla costa di Termoli sventola e ce la siamo di nuovo meritata, ma è un lavoro che abbiamo portato avanti con tutta l'amministrazione. Io ho preso l'impegno, quando mi ero candidato a sindaco, che avrei riportato il vessillo della bandiera blu sulla nostra costa, abbiamo avuto la riconferma e in questi giorni ci dobbiamo godere questa soddisfazione perché fa bene al turismo, ma fa bene anche a una continua prova che ognuno di noi è sottoposto, perché bandiera blu vuol dire ambiente, pulizia, decoro, vuol dire credere e amare la propria città e tutti ci dobbiamo impegnare a tenerla pulita, a volerla bene e, come dire, a valorizzare quello che abbiamo. Abbiamo fatto anche un altro incontro, quello col ministro Urso, dove oggi vi posso anticipare, sono stato telefonato circa un'ora fa dalla segreteria del ministro, giovedì finalmente sigleremo l'intesa dove si darà la possibilità ad Assisi di fare la posa della prima pietra e quindi aspetteremo tutte le autorità, compreso Maurizio, Claudio, che insieme a noi faranno la posa della prima pietra sulla Gigafactory europea ed è una delle tre che verrà, guarda caso, costruita qui a Termoli. Sappiate che non è qualcosa che è caduto dall'alto, anche lì con l'allora ex ingegner Guerra, direttore della Fiat, abbiamo in silenzio portato avanti questo progetto. In silenzio abbiamo cercato di creare le giuste sinergie con le governance di Stellantis e con la giusta capacità come dire, amministrativa e di collaborazione con la governance, gli abbiamo dato la garanzia che saremmo arrivati qui a dare massima disponibilità nella realizzazione, nella progettazione, nel rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per costruire la Gigafactory. Siamo stati impeccabili anche su quello, così come siamo stati impeccabili nella realizzazione di 3 zone ZES prima di tutta Italia con un investimento di circa 80 milioni per ognuna di queste, che sono ITT, Momentive e FIS. Cioè, sono risultati che si raggiungono con il duro lavoro e in silenzio e si danno comunicazione di averli raggiunti questi risultati solo dopo che c'è la certezza ed è quello che noi abbiamo fatto. Così come stiamo rimettendo in piedi un ospedale, è uscita ieri, stamattina, la notizia che un bravo primario dell'ospedale Careggi, una persona preparata, una persona che si è meritata di vincere un concorso, ha deciso di trasferirsi con tutta la famiglia qui in Molise, a Termoli, per venire a fare il primario di chirurgia. E non vogliamo dire che siamo stati bravi, vogliamo dire che ci siamo meritati i risultati perché abbiamo lavorato. Abbiamo affrontato 2 anni che praticamente siamo stati sul balcone a gridare ce la faremo. Quindi, se dovessi fare una sintesi di che cosa è stata la mia amministrazione, posso dire, nel 2019 sono stato eletto sindaco, ma non avevo fatto né io il bilancio né mi sono ritrovato le casse comunali che oggi anche quelle le abbiamo sistemate, grazie al coraggio di aver fatto una transazione con le piattaforme a mare ed essere stati persino
segnalati per la bravura dalla Corte dei Conti. Caso raro, di solito ti segnalano per altri motivi, a noi ci hanno fatto i complimenti. Oggi siamo riusciti a sanare quelle casse che vi posso garantire che le ho trovate in una situazione veramente impensabile, non potevamo fare niente. 2 anni di Covid, casse comunali bloccate, nessuna programmazione progettuale. Sono stato mattina e sera insieme a tutti i miei assessori e consiglieri comunali, che li ringrazio, veramente a lavorare H24, a stare a disposizione dei cittadini, a dare un segnale di ripresa di questa città. E oggi ci siamo presi, come ha detto qualcuno qui, Claudio, Maurizio, ci siamo ripresi la gratitudine da parte dei nostri cittadini che ci hanno votato veramente a furor di popolo, e abbiamo riportato dopo 30 anni anche un candidato presidente e un presidente di regione che mancava da 30 anni, e l'abbiamo fatto con tutti gli amici sindaci, con tutti gli amici amministratori, perché il nostro modo di fare politica è questo: stare in mezzo alla gente, condividere un progetto, sentirsi squadra, sentirsi comunità, calarsi nei problemi della gente, vivere i problemi della gente, perché se non vivi i problemi della gente non ti cali in quei problemi, non puoi capire quali sono i problemi. Allora solo così lo si può fare, e questo lasciamo a Nico, e lascia a Nico una cosa importante: Nico, rispetta i tuoi cittadini, non tutti saranno educati, ma te rimani una persona educata. Rimani con la schiena dritta, fai quello che fai, fallo con passione, con amore, e vedrai che il tuo lavoro verrà premiato, così come è stato premiato finora quello che abbiamo fatto. Quindi sempre a disposizione della tua gente, è una missione, la politica è una missione, soprattutto quella del sindaco, che è una cosa bellissima. Io ho fatto il sindaco, il presidente di provincia, il presidente di regione, la più grande soddisfazione l'avevo facendo il sindaco, perché venivano nella mia stanza a confessare tutte le vere sofferenze e difficoltà di una famiglia, da chi aveva un figlio disabile, a chi aveva un figlio disoccupato, a chi aveva un figlio tossicodipendente. Beh, lì ti accorgi di che cosa significa essere sindaco, vivere la tua città con onore e dignità. Questo è l'insegnamento che ti lascio, non tradire questo insegnamento, fai in modo che questi valori possano continuare a diffondersi in questa città e sentire questa città più unita, più viva, soprattutto una città che sappia avere solidarietà nei confronti dei propri concittadini, nei confronti degli inquilini che ci abitano a fianco, la maggiore tolleranza, ma soprattutto maggiore amore per questa città. Grazie Presidente, grazie per tutte le parole. Intanto io volevo ringraziare anche tutti coloro che in questa segreteria in questi giorni hanno dato tanto affinché insomma si arrivasse alla candidatura di queste liste, e a tutti coloro che hanno lavorato per la squadra. Intanto passo la parola a Nico. Nico, una persona capace, una persona lungimirante, una persona con esperienza politica. Quindi a te Nico, a te ti lascio parlare davanti ai tuoi candidati, alla tua gente. Grazie. Grazie, siamo noi ad essere felici di avere questa imponente, sotto il profilo della qualità, delegazione parlamentare questa sera, perché è la dimostrazione che la filiera istituzionale esiste ed è fortissima. Quando parliamo di continuità e di filiera vogliamo dire proprio questo, vuol dire una vicinanza del governo, della regione, che è pronta a darci una grandissima mano perché Termoli possa accelerare il passo e possa portarci verso il futuro. E ricordo il giorno che il primo messaggio che ho ricevuto quando c'è stata l'indicazione sulla mia persona è stata del mio presidente, del mio angelo custode, non solo del mio presidente. E poi immediatamente dopo mi sono arrivati 2 messaggi, uno del senatore Lotito e l'altro del senatore Gasparri. Beh, questi sono stati uno stimolo grandissimo, perché ci siamo messi subito in moto. E sappiate una cosa, queste donne e questi uomini, questo voglio divagare un attimo verso le europee, ci metteranno la faccia e la stessa forza per le elezioni europee, per far valere all'interno di questo territorio i valori di Silvio Berlusconi, al quale farei un applauso perché è veramente fatto. Quando parliamo di forza vicina alla gente, di forza aggregante, di forza amica e di forza leale, parliamo proprio di questi principi.
e sono i principi che appartengono a Forza Italia. Lo diceva prima Antonella, Forza Italia è una forza, è l'unica forza vera che appartiene al Partito Popolare Europeo ed è l'unica forza che riporta in Italia questi valori. Se Forza Italia è forte anche il PPE ed è forte anche l'Italia in Europa. Per cui diamo forza a questa Forza Italia. Diceva il nostro vice premier l'altro giorno, l'ho sentito in un servizio, diceva che se alle europee superiamo una certa soglia, che dovrebbe essere quella del 10%, vuol dire che alle politiche supereremo il 20%, e a Termoli sono convinto che andremo ancora meglio, perché tutte queste persone sono tutte persone moderate, pronte a dare una mano all'Europa e pronte a dare una mano a Termoli. Noi lavoreremo in continuità. Francesco ci ha lasciato una grandissima eredità, mi ha lasciato una grandissima eredità e una grandissima responsabilità, non solo nei confronti della macchina amministrativa che mi ha insegnato a conoscere nei particolari e sono stato molto fortunato, ma nei confronti della nostra gente, e quella fiducia non la tradiremo mai, possiamo starne certo. Noi lavoreremo in continuità, lui ci lascia un comune in avanzo, ci lascia un comune e in 5 anni ha fatto tantissimi progetti che noi abbiamo soltanto il dovere di realizzare. Quindi possiamo permetterci insieme di continuare a programmare, di guardare al futuro. Nel programma, e non lo sviscererò oggi perché non sarebbe giusto e sarebbe lunghissimo, il programma è lungo perché è giusto che sia così, ma nel programma cominciamo, l'incipit del programma ha 4 punti fondamentali. Il primo è l'efficienza, che non significa essere soltanto efficienza della macchina amministrativa, che Francesco è stato già bravo a dare, ma efficienza vuol dire rispondere nell'immediato ai bisogni della gente. Non sempre si possono risolvere tutti i problemi, ma la risposta va data nell'immediato. La seconda è la sostenibilità. Termoli sta per diventare prima capitale della sostenibilità d'Italia e abbiamo il dovere di presentarla all'Italia intera degnamente, con una viabilità intermodale, con i trasporti efficienti, con un decoro e una vivibilità sempre maggiore. La terza, l'innovazione, è un carattere specifico, seppur il termine è particolare, è un carattere specifico che appartiene alla gente di mare. L'innovazione significa cultura che va avanti, e dal mare arriva la cultura, e Termoli, prendendo la cultura dal mare, può diventare sempre più volano di questa regione, sempre più capofila, e può far diventare il Molise un Molise che esiste sempre di più. E la quarta, e non per ultima per ordine di importanza, è comunità. La comunità siamo noi, ognuno di noi deve fare politica nel suo piccolo e poi aggregandoci facciamo diventare questa politica sempre più importante, con i valori che ci appartengono. Grazie a tutti, grazie davvero. Ora vorrei però, vuoi che li dica io? Sì. No, se vuoi puoi farlo tu. No, no,